Ho visto mio padre. Cosa? Ha mandato via i dissennatori. L'ho visto al di là del lago. Ascolta, Harry, hanno catturato Sirius. Da un momento all'altro i dissennatori useranno il bacio. Vuoi dire che lo uccideranno? No, di peggio. Molto peggio. Gli succhieranno via l'anima. Signor Preside, lei deve fermarli. Hanno preso l'uomo sbagliato. È vero, signore. Sirius è innocente. Sì, è stato Crosta. Crosta? È il mio topo, signore. Non è proprio un topo. Beh, era un topo. Il topo di mio fratello Percy. Poi lui ha avuto un gufo e io il topo. Il punto è che noi sappiamo la verità. La prego, deve crederci. Vi credo, signorina Granger, ma mi rincresce dire che le parole di tre maghi di 13 anni convinceranno ben pochi. La voce di un bambino, per quanto onesta e sincera, è insignificante per chi ha dimenticato come ascoltare. Cosa misteriosa è il tempo. Potente e, quando ci si intromette, pericolosa. Sirius Black è nella cella in cima alla Torre Oscura. Conosci la legge, signorina Granger. Non dovete essere visti. E fareste bene, secondo me, a tornare prima dell'ultimo rintocco. Altrimenti le conseguenze saranno troppo devastanti per parlarne. Se stanotte avrete successo, più di una vita innocente verrà risparmiata. Tre giri dovrebbero bastare. Oh, a proposito, quando si è in dubbio, trovo che tornare sui propri passi sia un modo saggio di cominciare. Buona fortuna. Ma di che miseriaccia stava parlando? Ron, scusa, ma visto che non puoi camminare. Andavamo da Hagrid. Vieni, e non dobbiamo farci vedere. Hermione. Hermione, aspetta. Mi dici per favore cosa stiamo facendo? Questa è una scena non particolarmente, diciamo, dialogata, come dire. Però, secondo me, è una scena particolarmente importante per il racconto di questo terzo libro. Poi, immaginiamo per assurdo che qualcuno non l'abbia visto, non l'abbia letto. E vogliamo spiegare un po' il contesto in cui si verifica questa scena? Allora, tu prima mi hai detto che Hermione è il tuo personaggio preferito. In questo terzo libro c'è la mia professoressa preferita, che è la professoressa Kuman. Ok. Hermione riesce ad andare indietro nel tempo perché ha una giratempo. E lei riesce a seguire più lezioni degli altri perché ha una giratempo. In questo momento lei, attraverso la giratempo, riesce ad andare indietro nel tempo, ed è proprio grazie alla giratempo che loro riescono a vedere delle cose che prima gli erano sfuggite. Quindi è una metafora questa storia. È una metafora questa storia, assolutamente sì. Ed è molto importante per noi, perché nella maledizione dell'erede tutto è basato su una giratempo che è ancora più potente di questa giratempo. Bene, bene. Poi c'è questa voce di Silente che è in grado di dire la cosa perfetta. È importante tornare sui propri passi. Esatto. Talvolta tornare sui propri passi non è un errore. Esatto. E quindi questa è una grandissima e profonda riflessione, perché anche quando siamo nell'errore, tornare sui propri passi talvolta potrebbe farti scoprire quel particolare che la differenza può fare, secondo me.
Beh, mi sembra che hai colto perfettamente il senso di questa, di questa scena e di questa parte del, del racconto. Che proseguiamo velocemente perché subito dopo abbiamo ancora un altro collegamento e quindi la scena che vi propongo adesso è dal Calice di Fuoco. Ok. Ed è una scena divertente dal mio punto di vista. Adesso la, la ascoltiamo insieme. Semplice ma ambiziosa, sembra stia acquisendo il gusto per i maghi famosi. La sua ultima preda, a sentire le voci, non è altri che un bulgaro, il bonbon Victor Krum. Non si sa ancora come Harry abbia reagito a quest'ultima batosta sentimentale. Un pacco per te, signor Weasley. Ah, grazie, Nigel. No, non ora, Nigel. Più tardi. Su, vai. Gli ho promesso l'autografo di Harry. Oh, mamma mi ha mandato qualcosa. Mamma mi ha mandato un vestito. Beh, in tinta con gli occhi, c'è una cuffia. Metti giù, Harry. Jenny, questo deve essere per te. Io quello non lo metto, è orrendo. E ora che cos'hai? Quello non è per Jenny, è per te. Abito da cerimonia. Abito da cerimonia? Per cosa? Il ballo del ceppo è una tradizione del torneo Tre Maghi sin da quando ha avuto inizio. La sera della vigilia di Natale, noi e i nostri ospiti ci riuniremo nella sala grande per una serata di beneducate frivolezze. Come rappresentanti della scuola che ospita, mi aspetto che ciascuno, ripeto ciascuno di voi, parta col piede giusto. E intendo in senso letterale, perché nel ballo del ceppo, innanzitutto e soprattutto, si danza. Silenzio! La casa di Godric Grifondoro ha meritato il rispetto del mondo dei maghi per quasi 10 secoli. Non vi permetterò in una sola serata di imbrattare questo nome comportandovi come una balbettante bambocciona banda di babbuini. Tu prova a dirlo 5 volte più svelto. Ora danzare e lasciare che il corpo respiri. Dentro ogni ragazza c'è un cigno segreto assopito, ansioso di liberarsi e spiccare il volo. Qualcosa sta per liberarsi, Daily Smidgen, ma non credo sia un cigno. Dentro ogni ragazzo un superbo leone pronto a balzare. Signor Weasley? Sì? Ti unisci a me, prego? Ora metti la mano destra sul mio fianco. Dove? Sul mio fianco. E allunga il braccio. Maestro Gazza, le dispiace? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E non glielo farete dimenticare mai, eh? Mai. Ora tutti insieme. Ragazzi, in piedi. Sempre in branco. Come si becca una da sola per invitarla? Ma
Accidenti, Harry, tu uccidi draghi. Se non trovi tu una ragazza, allora chi? In questo momento uscirei con un drago. E questa è un'altra scena particolarmente... Quanta tenerezza e che imbarazzo. Bene. E che bello se il nostro MacP fosse stato un ballo del ceppo. Tu ti immagini, magari se il nostro primo MacP fosse stato un ballo del ceppo. Esatto, ma tra l'altro è una scena in cui da un certo punto di vista loro cominciano a crescere. Esatto, e tu cominci anche a soffrire per Ron e Hermione che stanno lì e tu dici dai e dai e dai, ce la farete. Fino alla fine. Vestito imbarazzante, abbiamo tutti nell'armadio un vestito imbarazzante, secondo me come quello di Ron. Della zia adesso. Esatto. Ed è una scena tra l'altro in cui poi c'è questo personaggio altrettanto bello, prima abbiamo parlato di Piton, che è la professoressa McGranitt. Assolutamente. E parlando di personaggi, oggi abbiamo fatto, o meglio, Chiara che è in collegamento, ciao Chiara. Ciao Maria Laura, ciao a tutti. Ha preparato una versione speciale dell'oroscopo letterario che chiaramente riguarda i personaggi di Harry Potter. Ce li racconti? Esatto. Allora, oggi ho attribuito ad ogni segno zodiacale un personaggio di Harry Potter. Io lo dico, sono una grandissima fan di Harry Potter, apprezzo tutti i personaggi, quindi non me ne vogliare nessuno, da metto le mani avanti. Allora, partiamo dal prescelto, da colui che è famoso già da neonato senza aver fatto praticamente niente. Per descriverlo mi sento di utilizzare una citazione: non possiede un talento apprezzabile, la sua arroganza è come quella del padre e sembra godere della sua fama. Sì, sto parlando proprio di Harry Potter. Che altro segno non poteva essere se non quello del leone? Guarda, ci avrei scommesso, ero sicurissima che l'avresti detto. Sì, è proprio il leone in pieno, ecco. Grifo. Tra l'altro, se non sbaglio, è proprio nella storia, lui nasce a luglio. Sì. Quindi ci siamo perfettamente. Sì. È vero, lui è proprio un leone anche, infatti si spiega tutto, insomma. È perfetto. Allora, adesso passiamo al lupo, o meglio, in questo caso al cane solitario, un po' arrogante, un po' spericolato, sempre con la risposta pronta ed estremamente fedele ai propri affetti. Uno dei personaggi più amati della saga, sto parlando proprio di Sirius Black, il mio fidanzato. È il tuo fidanzato. Ok, sappi che il tuo fidanzato è il Sagittario. Non lo è più. Forse ci ripenso, ma siamo un po' titubanti a questo punto, direi. È un Sagittario. Ora andiamo avanti. Io lo so che questa associazione è estremamente scontata, ma sono gemelli di segno e di fatto. Fred e George sono così perché sono creativi e scogitano sempre mille idee per fare le cose al loro modo, si annoiano se stanno zitti e buoni e sono davvero ingestibili, proprio come i nati sotto il segno dei gemelli. Quindi sono gemelli di nome e di fatto. Poi andiamo avanti con l'eroina della saga, la so tutto io, secondo voi, Miss Perfezione, ovvero sto parlando di Hermione, quale segno potrebbe essere? Diccelo tu, guarda, io sono in trepidante attesa. Io ho un'idea, però vorrei prima sentire la tua. Va bene, ve lo dico io, ragazzi, è del segno della Vergine, non poteva che essere un altro segno, Hermione, è proprio il segno più maniacale, che progetta tutto, che deve essere sempre perfetto in ogni cosa che fa, e Hermione ha molte di queste caratteristiche, certo. Che dite, siete d'accordo? Sì. Non è il mio, mi sarebbe piaciuto, ma non è il mio, siamo è un po' dispiaciuta, lei sperava di essere dello stesso segno d'Hermione. Di poco comunque, di un mese. Io ho messo infatti le mani avanti perché ho detto, cioè, non rimanete male perché tutti vorremmo essere il mio, cioè, se poi vedete il segno che mi sono attribuito a me, che sono Scorpione, il personaggio, sono sicura che siete molto più contenti dei vostri. Detto ciò,
Partiamo al toro. Al toro non ho dubbi, un omaccione grande e grosso ma dal cuore tenero. Certo, ha le sue fissazioni, ha un'attrazione per delle cose particolari che piacciono solo a lui, ma senza di te Hogwarts non esiste, mio caro Hagrid.